Beppe Lodi, tecnico del Frenz Cicciano Juniores. Avete superato il turno in questi spareggi, no? Per arrivare al sogno della categoria, della fase nazionale. Potrebbe essere miseria e nobiltà il vostro avversario, al momento non conosciamo il risultato del Napoli. A questo punto che cosa ti aspetti? Sì, è molto probabile che sia miseria e nobiltà, perché c'è il DHS Napoli, col Napoli Arpino, penso che il DHS... Non sappiamo ancora il risultato, va bene così, no? Fa niente. Sia favorito. Parliamo del Frenz Cicciano Juniores. Niente, è stata una bellissima esperienza, è stato il primo mio anno da allenatore. Ho portato avanti questo bel gruppo di ragazze che mi hanno seguito, abbiamo fatto già molto, già abbastanza, sono già soddisfatto, ma tutto quello che viene chiaramente è tutto in più. Ecco, c'è il discorso sempre legato al perché, dicevi che prima i tuoi ragazzi sul perché non riescono proprio ad esprimersi al meglio, però va bene così. Sì, sicuramente va bene così, loro sono abituati a giocare sull'erba sintetica chiaramente, perché noi la giochiamo, però ci difenderemo anche sul parquet. A livello, i più grandi diciamo sono, mai come quest'anno ci sono tanti ragazzi che hanno esordito, diciamo che il progetto Cicciano grazie a questa Juniores può trovare sicuramente nuove risorse. Nuova linfa sicuramente, abbiamo cominciato diciamo un nuovo ciclo, abbiamo deciso di partire dai ragazzi per farli crescere. E i risultati già si vedono, anche gli allievi stanno andando molto bene, sono attualmente quarti, quindi stanno nei playoff, e quindi è stato un anno buono diciamo dal punto di vista giovanile.